Che schifo, ma non la passa liscia. Questa volta no, ha scherzato col fuoco una, anzi due volte. Comunque malata. Questo è parte della conversazione tra due uomini coinvolti nel mistero della morte di Patrizia Nettis, una giornalista e madre di un bambino di 9 anni, trovata senza vita il 29 giugno scorso nella sua abitazione a Fasano, Brindisi. L'evento, inizialmente catalogato come suicidio dalla procura, ha visto poi la riapertura del caso a causa di numerosi dettagli ancora irrisolti. Vito Nettis, padre di Patrizia, afferma: «Dalle 15 del 29 giugno 2023, momento in cui ho appreso della morte di nostra figlia, stiamo aspettando che le indagini in corso facciano conoscere la verità giudiziaria. Di una cosa siamo convinti, Patrizia non si è uccisa». Patrizia, giornalista sportiva per la Gazzetta del Mezzogiorno e addetta stampa del comune di Fasano, aveva appena sottoscritto un contratto a tempo indeterminato. 6 mesi fa, come ricorda sua madre, Rosanna Angelillo, Patrizia aveva già programmato la sua estate e proprio il giorno in cui è morta avrebbe dovuto intervistare l'ex calciatore Filippo Inzaghi. Ci teneva molto a quella intervista. Siamo convinti che non si sarebbe mai tolta la vita. Andremo avanti fino a quando non sapremo cosa le è davvero accaduto. Patrizia non presentava alcun problema economico, familiare o di salute. Viveva serenamente, era felice. Questa è la ragione per cui nessuno ritiene plausibile che possa essersi suicidata. I genitori hanno quindi cercato assistenza legale dall'avvocato Giuseppe Castellaneta, richiedendo la riesumazione della salma. Il legale fornisce spiegazioni in merito a questa richiesta. Non abbiamo potuto visionare le fotografie fatte dai carabinieri al momento del ritrovamento del corpo, ma già su quelle in nostro possesso abbiamo evidenziato delle criticità. Riprendiamo la questione delle chat. Uno dei due uomini coinvolti nella discussione è un imprenditore, coinvolto in una relazione di breve durata con la vittima. È attualmente oggetto di un'indagine per stalking e istigazione al suicidio. L'altro individuo è un influente politico locale, al momento coinvolto solamente come fonte informativa. Le conversazioni risalgono ai giorni precedenti alla tragica morte. Si sono scambiati circa 400 messaggi e l'imprenditore è stato colui che ha iniziato la conversazione con il politico. «Solo per dirti che lei garantiva che di te non ne voleva sapere nulla. E poi, questa cosa la pagherà cara. Oggi pomeriggio era con me e siamo rimasti soli. Stasera prima di vedervi era al cellulare con me e probabilmente è così tutte le sere». Il politico risponde: «Una pazza praticamente». L'imprenditore: «Pazza? L'aggettivo è poco appropriato. Io non so, ma a questo punto questa cosa, non si può definire una donna, è da rinchiudere. Hai sbagliato a farla assumere. Ti sei esposto a critiche non indifferenti per una cosa come lei. Magari non sarà neanche riconoscente». Il politico: «Questo è certo». Ancora l'imprenditore: «Ora ha finito di campare. Lei non mi conosce bene. Lei non sa che io sono il più buono sulla faccia della terra, ma il mio lato oscuro non lo conosce. Mi dispiace, ma succederà un casino. Forse le conviene non venire più a Fasano. Non la passerà liscia. Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi, ma stavolta avrà una punizione esemplare». Testimoni hanno riferito di aver avvistato Patrizia la sera precedente alla tragedia nella piazza vicino a casa in compagnia di due uomini durante un acceso litigio. Dopo la mezzanotte un vicino ha udito movimenti continui nell'appartamento di Patrizia. Qualcuno è entrato e uscito ripetutamente. A un certo punto si è udita una voce maschile: «Adesso sono stanco di queste baggianate». Il giorno successivo alla tragedia, la giornalista avrebbe dovuto recuperare il figlio dall'ex marito, ma non si è presentata. Preoccupato l'uomo, ha inviato un amico a controllare casa dell'ex moglie. È lì che è stata fatta la macabra scoperta. Patrizia è stata trovata impiccata con un lenzuolo legato a una balaustra del soppalco. Curiosamente, il lenzuolo non è mai stato sequestrato per essere esaminato dalla squadra scientifica, né sono stati eseguiti rilievi necessari all'interno dell'abitazione. Attualmente gli esperti hanno a disposizione il telefono e il computer usati da Patrizia per lavoro.
Sorprendentemente, il computer è stato ritrovato nei locali del comune di Fasano mesi dopo l'accaduto. Il suo computer personale, invece, è stato consegnato agli investigatori dalla famiglia. La procura ha incaricato un consulente informatico. Gli inaspettati colpi di scena non sembrano essere ancora terminati.